Hola a todos y muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Anzi, de lo más bien. Adesso capirete perché ho detto anzi, de lo más bien. Mi è stato chiesto di spiegare gli articoli in spagnolo. Eccoli qui, in questo video. In questo video in particolare mi concentrerò sugli articoli determinativi, anche detti articulos definidos, proprio perché si definisce qualcosa in particolare. Quindi, per esempio, l'automobile, el coche. La casa. Le automobili, los coches. Le case, las casas. Come quel famoso frate, Fra Bartolomé de las Casas. Las. Quindi el, los, la, las. C'è poi in spagnolo un articolo cosiddetto determinativo neutro, perché non definisce, così come gli altri articoli determinativi, un oggetto o una cosa in particolare, ma ha un significato diverso. Si tratta del neutro lo. Non ha nulla a che vedere con il lo italiano di lo psicologo. Tutt'altro, il lo può essere tradotto più comunemente come ciò, la cosa, il fatto di. Per esempio, lo de ir al cine hoy no me apetece. Il fatto di andare al cinema oggi non mi va tanto. Oppure c'era a un certo punto in una scena di Narcos uno dei personaggi, non ricordo quale, ma diceva: lo che me molesta de ti es tu arroganza. Lo che, ciò che. Però magari in un altro video ve lo spiego meglio. Ecco, non mi resta che augurarvi una buona giornata e come sempre hasta muy pronto. Adios!